L'uomo laggiù somiglia al giovane Charlie Chaplin. Signore, la prego, prenda questi soldi e realizzi i suoi sogni. Danke. Stewie, ma quello era il giovane Hitler. Hai dato dei soldi a Hitler. Sì, ma prima di tutta quella storia assurda. Allora, Chris, parliamo di ciò che hai appreso finora. Che cosa hai imparato di bello dai nostri viaggi? Che non si può fare un buon sonnellino con un mazzo di chiavi in tasca. Per la miseria, Chris, non hai prestato la minima attenzione a niente di quello che hai visto. Sei un caso senza speranza. Hai mai pensato che il motivo per cui hai difficoltà a passare l'anno è che sei capace soltanto di fallire e che questo è lo zenith delle tue capacità? Dannazione, il tuo problema non sono i libri, è che sei un idiota! Questo viaggio è stato una perdita di tempo! Ma all'inferno, Stewie, sei un rompiscatole! Ma vincerò quel torneo di bowling con o senza di te! Ah! Ma come? Non sa neppure che lo stiamo preparando per un esame? Ehi, Stewie! Se sono un idiota, come mai mi trovo su una nave di lusso? Saluto, brutta testa di cavolo! Oh no, Chris è salito su Titanic! No, no, tranquillo, basterà tornare indietro nel tempo a prima della sua fuga. Oh, e ho anche preso il vostro rilevatore di fumo! Oh, guarda, alla pedana di ritorno! Dobbiamo salire su quella nave! A tutti i passeggeri, la gara di karaoke inizierà fra 5 minuti. Ok, allora bisogna salire a tutti i costi. Dai, dobbiamo trovare Chris e la pedana prima che sia troppo tardi. Dividiamoci. Io vado a cercarlo in prima classe e tu vai nella terza a scirupparti i rozzi irlandesi e italiani. E chi sarà seconda? Chissà che cosa troverò in terza classe. Un branco di grassi irlandesi ubriachi con la faccia da idioti. Scusate, qualcuno di voi ha visto un ragazzino biondo? Chi lo vuole sapere? Già, tu chi diavolo sei? Io sono il bebè. Chris, eccoti qua. Bene, bene, bene. Guarda chi c'è. Alito puzzolente e testina di cazzo. Chi di noi è il primo e chi il secondo? Dobbiamo scendere da questa nave. Il Titanic va incontro a un disastro epocale. Se siete tanto preoccupati, date l'allarme e salvate tutti. Ma non possiamo alterare il passato, Chris. È la prima regola dei sogni. E poi, per salvare la nave, dovrei parlare con le 80 persone d'equipaggio e non sono dell'umore adatto. Ridacci quella cosa che hai preso e filiamo via da qui. No, non funzionerà mai. È l'unica speranza. Gran parte delle donne che salirono sulle scialuppe erano aristocratiche. Ho già un'identità per tutte e tre. Io sono Lady Antonia Carrington, duchessa di Lancashire, erede della contea di Portsmouth e cugina del conte di Wessex. Ok, e noi chi siamo? Due puttane che viaggiano con me. Ci aiuti, signore? Siamo tre nobili donne in grave difficoltà. Mi dispiace, siamo al completo. Che le dice se in cambio del suo servizio le offrissi un servizietto? Capito? Sarebbe inutile. È la quarta persona che me lo offre e ormai sono spompato. Oh no, niente affatto. Ehi, ho detto che non potete salire. Levati di mezzo, figlio di puttana! Ah! No, no! Oh no, non so nuotare senza il mio costume intero a righe. La prego, prenda il mio bambino. Cara, mi scusi, ma se prendo il suo bambino dovrò prendere i figli di tutti gli altri. L'insolenza di quella donna mi ha messo in imbarazzo davanti a tutti. Ah, casa, dolce casa. Porca zozza, che avventura! Vi ringrazio tutti e due di questo splendido sogno. Brian, Stewie, ho appena fatto un sogno incredibile. Ero su una nave famosa chiamata il Gigantic.